Ma bene ragazzi, bentornati in questo mio nuovissimo video, ragazzi. Oggi siamo tornati nuovamente qui con GTA 5 mod vita reale. Oggi ragazzi siamo tornati nuovamente qui con la mod della vita reale. Come potete vedere siamo in camera da letto, ci siamo vestiti e... Sentite questo casino? Sapete perché? Guardate là, raga. C'è Jackie che si è messo a guardare il... La serie TV. Vabbè, comunque abbiamo fatto colazione, sono circa le 7:30 del mattino, abbiamo fatto tutto ciò che necessitavamo. Jack, io vado, capito? Ci vediamo tra poco, tanto tu hai già fatto colazione, giusto? Tanto devo tornare presto, va bene? Oh, intanto mi raccomando, c'hai... Sentimi. Mi sto guardando troppo la televisione. C'hai del cibo là, lo sai? Ok, va bene. Forse non l'ha capito, ma vabbè. Vabbè, ragazzi, allora andiamo in garage e poi prendiamo la macchina. Perché, ragazzi, oggi andremo a fare una bella escursione. Una bella escursione in moto. Diciamo, andiamo a fare un giretto per le montagne con la moto. Però, prima di tutto, dobbiamo andare a comprare un paio di vestiti. E quindi penso che andiamo prima un attimo al guardaroba. Andiamo un attimo dal negozio di vestiti e poi ovviamente andiamo a fare un po' di escursioni. Allora, vediamo un po' dove possiamo andare. Io direi di andare più vicino possibile, così torniamo subito. Allora, incominciamoci ad avviare, così poi torniamo, ci vestiamo e niente, poi andiamo a fare un giretto in moto. Allora, io devo andare dritto, non a sinistra, quindi... Ok, allora, datemi una mossa. Ok ragazzi, siamo arrivati qui al negozio, quindi ficchiamoci dentro e cerchiamo qualcosa che vada bene, che sia adatto. Prendiamo qualche casco, qualcosa di qualche vestito per il motocross, per fare cross e niente, ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, già preso tutto e ho messo ovviamente dentro al bagagliaio e ho acquistato delle cose che forse vi piaceranno, dai, vediamo un po'. Ho acquistato, vabbè, le scarpe, penso, sì, le scarpe, ho acquistato pure un paio di scarpe, però non proprio da moto, anche se perché qua non li vendevano, è soltanto uno che vende un po' di cose, un po' di vestiti, ma non tanti, ecco. Dovremmo andare qualche giorno qualche giorno apposta per vedere un po' queste scarpe. Andiamo a prendere un paio di scarpe da motocross, se ce le hanno in città, ma dovrebbero averle. Comunque, abbiamo acquistato diciamo una tuta da cross e un bel casco che secondo me vi farà un po' gola. Allora, ritorniamo verso casa e andiamo a prendere, ovviamente, ci andiamo a vestire. Ci vestiamo e andiamo, ovviamente, a fare un giro in cross. Ok, ragazzi, allora, siamo arrivati a casa. Ora, mettiamo un attimo la macchina dentro casa, scusate, dentro il garage. E penso che andiamo un attimo a vestirci e torniamo subito, dai. Eccoci qui ragazzi, siamo ritornati e come potete vedere abbiamo acquistato questa bellissima tuta e questo casco stupendo. Come potete vedere il casco proprio da cross, l'abbiamo diciamo più o meno abbinato con la tuta. Penso che comunque cambieremo questa tuta. Questa diciamo era una momentanea, altrimenti senza andare almeno avevamo un po' di le ginocchiere, anche per i gomiti, ecco, per non farci in caso di caduto e non farci male. Io ragazzi, senza perderci chiacchiere, ho cacciato la moto, ho messo un attimo in moto per vedere se tutto andasse e vedo che è uno spettacolo. Allora, niente, dirigiamoci, vediamo da queste parti qua, dato che noi dobbiamo... Voglio esplorare questa parte qua. Non so se andare da questa parte, al limite andiamo da questa parte qua, ragazzi, voi che dite? Poi un altro giorno esploriamo, andiamo proprio al Monte Ciliad, ci facciamo una bella scampagnata insieme a qualcuno, ora vediamo se riusciamo a trovare qualche amichetto. Qualche ragazzo. Allora io niente, andiamo ragazzi, andiamo da questa parte. Vediamo un po'. No, dai, non ci sta, ha fatto male.
Madonna, regà. Guardate là. No, comunque, qua wow, la prima persona è uno spettacolo. Allora, facciamo una cosa. Andiamo da questa parte, va. Andiamo da questa parte perché mi ricordo che poi a destra c'era una via, una strada, una via, una strada, uno sterrato. Non so se c'è uno sterrato oppure no, ma penso di sì. Ora giriamo a destra. Ok, quindi giriamo qui. Oh, che vuoi? Il cacciato il dito medio li ha cacciato. Grande Franklin. Allora, vabbè, andiamo da queste strade, vediamo un po' com'è la situazione. Al limite ce ne andiamo per queste montagne a fare un po' di escursioni. Allora, facciamo una cosa. Dato che qua poi penso che sia strada, io mi butterei qua dentro. Quindi, boh, andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo un po' come se la cava sto 4,50. Vediamo un po'. Madonna, madonna, vai, 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 grande Franklin, vai, 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 grande. Andiamo, rallentiamo un po', oddio, piano, piano. Guardate che belle strade, però. Allora, io voglio scendere così, almeno vediamo un po' come quel mare lì. Allora, voglio esplorare, possibilmente, piano, 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 vai, piano, ok. Oddio. Piano, 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 piano. Allora, voglio cercare di scendere con calma. Un coniglio. Allora, mi sa che da qui non è proprio. Ok, sì, si può scendere, perfetto. Allora, giriamo di qua. Andiamo da questa parte facendo sempre un po' di attenzione. Piano, 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 piano. Ok. Andiamo di qua. Scendiamo da questa parte. Scendiamo a bomba, vai, vai, vai. Piano, piano, piano. Rallenta, 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 rallenta. Ok. Facciamo un salto, attenzione, saltiamo, saltiamo. Mamma mia, ragazzi, che salto! Oddio, vai, 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 vai. Oh, grandissimo, Franklin, grandissimo. Allora, voglio andare da quella parte là. Al limite, ce ne andiamo un po' un attimo in quell'isola. Poi torniamo un po' indietro. Andiamo da quell'altra parte lì in fondo. Vediamo un po' com'è. Oh, attenzione, attenzione, che ci sono i cervi. Ok, allora si può scendere? No, non si può scendere. Non si può proprio scendere. Niente, vabbè. Volevo andare là, ma vedo che c'è. No, 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 l'acqua poi penso. Cioè, più che altro ho paura che la moto vada in acqua e non voglio rischiare. Allora, andiamo verso destra a questo punto. Tanto qui è tutta erba, come potete vedere. È tutta prateria, quindi possiamo girarci tranquillamente senza che nessuno ci dica niente. Vai, vai, vai. Andiamo a fare un attimo di benzina, prendiamo qualcosa da mangiare e poi ritorniamo in pista. Allora, fermiamoci qui. Però qua voglio vedere un po' cosa ci riusciamo a trovare. Però come ci scendo qua? Come scendiamo, ora lo vediamo. Ah, ok, possiamo scendere tranquillamente da qua. Ok, con calma, piano, 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 Franklin, piano, 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 vai, 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 ok, accelera, 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 oddio. Vai, spingi, metti il peso in avanti e vai. Ok, grande Franklin. Vai, 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 vai. Ok. Allora, saliamo da qua. Tanto qua è un piccolo sentiero. Lo seguiamo un po'. Vediamo un po' dove ci porta. Piano, 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 piano. Ok. Vai, 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 vai. Tira una piccola impennata. Oddio, grande Franklin. Attenzione, sennò poi cadi. Sono cavoli. Ah, ci sono gli escursionisti. Ciao. L'abbiamo salutato. Sì, vabbè, anche un'escursione in montagna con qualcosa, un campeggio, qualcosa, vedete? Giorno. Ok. Oggi era un bel giorno per fare escursioni. Ok, allora seguiamo qui, vai, 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 accelera, accelera, perfetto, perfetto. Allora, vediamo un po' dove riusciamo. Però ragazzi, guardate lo spettacolo, guardate lo spettacolo, guardate lo spettacolo. No, vabbè, non mi dite che non vi piace. Cioè, guardate qua, vabbè. La texture. Guardate. Il mare perché è una. La modo grafica mi sa che fa questo effetto. Ma vabbè. Allora, mettiamoci qua, facciamoci. Andiamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ah, ok, qua c'è la cava, quindi. Fermiamoci qui. Ah, guardate che figata, guardate che figata. Guardate che bel panorama, eh. Non è male, dai, anzi. Secondo me è ottimo. Allora, saliamo là sopra. Voglio vedere che cosa c'è là sopra. Al limite, saliamo là sopra e poi penso che
Possiamo tornare anche a casa, dato che comunque. Vediamo un attimo, fermiamoci un attimo, fammi vedere che ore sono. Sono le luna. Vabbè, dai, un po' di. Fino al pomeriggio sera possiamo stare al limite. Allora, scendiamo di. A qui. Ok, allora, sì, scendiamo da qua, vai, vai, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, vai, vai, piano, 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 piano. Madonna, Madonna, Franklin, Madonna, ma mi son fatto sotto. Allora, il problema è che è meglio salire da qua, perché sennò scendere proprio a valle e risalire non fa tanto bene al motore del K. Quindi saliamo di qua, facciamo così. Andiamo di qua. Ok, saliamo, vai, 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 spingi, 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 vai, 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 continua, grande Franklin, vai così, tensione, fai tensione, vai, 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 accelera, accelera, vai, 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 grandissimo, attenzione ragazzi, c'è qualche animale, eh? Ho sentito un ghepardo, un qualcosa, non so se era un ghepardo, quella era la voce del ghepardo, vabbè, raga, vabbè, e che vi cercate più la vita? Cioè, guardate che spettacolo, guardate lo spettacolo. Cioè, guardate qua che figata, che bello. Ve lo faccio vedere con la prima persona perché, come potete vedere, Franklin ha la mascherina, quindi penso che comunque vedrete un po' più scuro. Però, ragazzi, guardate che figata. Vabbè, lasciate stare perché oggi c'è abbastanza nebbia. Sono le nuvole, è nebbia. Penso che sia un po' di nebbia. Però è una figata, è davvero una fottuta figata. Allora, continuiamo a scendere di qua e poi vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, scendiamo da queste parti. Oh, piano 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 piano. Vedi, vedi, vedi le rocce, quelle che piacciono. Vedi il cross che mi piace. Ok, allora scendiamo da qua. Ok, vai, 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 piano, 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 vai, vai, accelera tutta, piano, 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 piano. Ok, vai, acceleriamo, accelera, vai, 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 di qua, vai, di qua, vai, vai, Pure in prima, ragazzi, qua sono, oddio, sono delle salite proprio al 90%. Ok, siamo finiti qua, che cos'è sta struttura? Boh, vabbè. Allora, scendiamo di qua. Ok, piano 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 piano, vai 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 vai. Allora, il problema è che qua c'è il guardrail e non possiamo scendere. Non possiamo uscire più che altro. Allora, possiamo uscire da qua, quindi piano piano piano, vai piano. Ok, grande Franklin. Saltino. Oddio. Vabbè. Ok, allora, l'ultima cosa che voglio fare, ragazzi, è salire questa montagna il più velocemente possibile e poi vediamo un po'. Penso che poi possiamo anche chiudere. Allora, 3, 2, 1. Vai, 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 Franklin, vai, 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 spingi, 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 vai, vai, tutta manetta, tutta manetta. Madonna, raga, di terza. Raga, di terza, ma la salita di terza. Spettacolo sta moto. Cioè, una bestia. Attenzione, che è sto? Un coyote. Un paio di coyote, che erano due coyote. Boh. Ok, no, vabbè. Molto probabilmente, ragazzi, la prossima volta quando portiamo il K a fare un giro, sempre così, penso che meglio che lo facciamo raffreddare perché lo sento. Sento, sì, si è riscaldato abbastanza. Va bene, facciamolo raffreddare, ragazzi. Penso che la prossima volta andremo in quella montagna lassù, in queste due montagne, questa a sinistra e questa qua a destra. Quello ovviamente penso che sia il Monte Ciliad. Andremo da quelle parti. Io, ragazzi, spero che questa piccola escursione vi sia piaciuta. In tal caso vi invito a lasciare un pollice in su qua sotto, commentate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. Vi invito a guardarvi gli altri episodi di GTA 5 in modo editoriale se ancora non li avete visti. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!